Siamo nuovamente a Lecco, e oggi Stefano si lancia in una sfida epica e solitaria. La sua tenacia si manifesta con una salita ardita verso Ballabio, e dopo un tratto di 15 km di ascesa, raggiunge il pittoresco paesino di Monterone. Una vertiginosa discesa lo riporta a Balisio, dove affronta ulteriori 12 km di ascesa, raggiungendo il prestigioso culmine San Pietro a 1300 metri. Ma l'avventura continua, con una discesa impervia che lo riporterà trionfante a Lecco. La passione per la sfida e il ciclismo guidano ogni pedalata. Trovo a Lecco, il primo obiettivo è toglierci dal traffico. La salita che porta a Morterone attacca da Ballabio, che si trova sopra a Lecco, e quindi il primo obiettivo è raggiungere il paese che fa da porta d'ingresso alla Valsassina. I primi 5 km di salita sono qui, con pendenze che sfiorano anche il 15%. La Lecco Ballabio, che una volta era una salita quasi impraticabile per i ciclisti per la presenza massiccia di auto, con l'apertura del nuovo tunnel e della variante che sbuca direttamente sopra da Ballabio, è diventata una salita ideale per le due ruote. Proprio in questo punto della salita vidi per la prima volta in azione Gianni Bugno, categoria allievi credo, e la Lecco Morterone passò di qui solo. Passo potente, non so se la vinse poi, ma il campione che c'era in lui stava per esplodere. Grande personaggio, grande persona, grande uomo, grande Gianni.
Ecco, proprio da questo punto attaccano gli 8000 metri che ci porteranno a scollinare la salita di Morteroni. In verità scollineremo sulla salita quella che ciclisticamente è la vetta. Il paese è più avanti, ma oggi scendiamo anche al paese per vedere un po', insomma. Pendenza media di questa salita 6%, ma dopo 5 km troveremo anche un tratto di discesa di circa 800 metri. Grazie a Dio non si sale mai sopra il 10%. Eccoci qua, 5 km percorsi, qui c'è un breve tratto di discesa, un 800 metri di discesa. Perché faranno le discese nelle salite? Mannaggia! Ti fanno salire, ti fanno scendere, ti fanno risalire. No good, no good, no good. L'ultimo pezzo è caratterizzato da tornanti con la vetta lì sotto gli occhi. Questo invita a spingere. Ed eccoci arrivati in vetta al Morterone. Qui davanti a questa casetta di ferro è quello che ciclisticamente è l'arrivo della salita. 8200 metri, 500 metri di dislivello, siamo a 1134 metri. Quindi dopo l'accasottello di ferro che segna la fine ciclistica della salita, il paese però di Morterone si trova più avanti e noi adesso affrontiamo questa discesa che ci porterà al Valico di Olino e poi da lì arriveremo proprio nel paese più piccolo d'Italia. 32 sono i morteronesi che abitano questa cittadina. La maggior parte sono anziani, ma ci sono anche delle coppie di giovani. Spettacolo! Giunti quindi a Morterone, in questo paradiso terrestre, non ci rimane che festeggiare l'arrivo con una bella fetta di crostata artigianale. Una volta ripartiti dal prestigiosissimo bar-ristorante Cacciatori, che offre ospitalità e bellezza a chi passa di qui, ci facciamo il giro intorno alla chiesa per la località centro e poi si fa ritorno in quel di Lecco.
Dopo la bella discesa dal paesino di Monterrone, sono a Moggio, a 880 metri d'altezza, pronto per una sfida epica, la salita al passo culmine San Pietro. In soli 8 km, raggiungerò la vetta posta a 1268 metri. Questo versante lecchese è una novità, anche se nel lontano 1994 ho conquistato il passo salendo dal versante bergamasco della Valtaleggio. L'arrivo al passo, nonostante la strada non sia impeccabile, è sempre stato affascinante. La passione per la salita guida ogni pedalata. Sembra la fine del mondo.